Buongiorno a tutti, questo sarà il video più rapido che abbiamo fatto. Ci state scrivendo in tantissimi perché arriva la prima comunicazione a proposito della multa per gli over 50. E noi avevamo già messo a disposizione tutta della documentazione e uno schema di risposta che trovate sul sito e vi metto come sempre l'indirizzo qui sotto, ma l'avvocato per l'occasione l'ha aggiornato e adesso ci spiegherà come. Buongiorno, avvocato Fusillo. Buongiorno e buongiorno a tutti. Sì, noi avevamo già previsto tutto un vademecum per gli ultra cinquantenni e c'era già una bozza di lettera di risposta da mandare al Ministero della Salute e all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. L'ho un po' modificata, intanto mettendoci i riferimenti esatti dei due enti ai quali va mandata la lettera, perché ci sono le PEC, gli indirizzi e tutto, quindi è più facile da utilizzare. Poi c'è un'email del responsabile del procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale e il contenuto della lettera è più preciso, più completo. Tra le altre cose, ho inserito nella lettera, che vedrete è lunghissima perché sono 18 pagine, tutto l'elenco degli effetti avversi che sono stati pubblicati in seguito all'ordine della Corte Distrettuale del Texas alla FDA, cioè alla Food and Drug Administration americana, di pubblicare la documentazione concernente le famose punture. E sappiamo che la maggiore delle case farmaceutiche che produce questi sieri ha dovuto tirare fuori tutto l'elenco degli effetti avversi. È veramente impressionante, sono malattie anche molto gravi. E quello che noi facciamo nella lettera, tra le altre cose, è dire al Ministero: ci spiegate perché ci obbligate a farci questi trattamenti quando invece ci sono tutta una serie di effetti avversi che sono stati documentati? Ci spiegate come si può conciliare questo con la previsione delle sentenze della nostra Corte Costituzionale che i trattamenti sanitari obbligatori sono possibili soltanto se gli effetti avversi sono normali e tollerabili? Ci spiegate come può essere normale e tollerabile che alcune persone sono morte in seguito a questi trattamenti? E l'altra cosa che gli diciamo è che tutta questa procedura che hanno messo in atto è una procedura ovviamente illegale e criminale, perché qui ci sono dei reati che vengono commessi e preannunciamo anche a questi signori, a partire dal Ministro della Salute, che si prenderanno una denuncia. A breve pubblicheremo anche la denuncia che sarà inserita nel vademecum. È una denuncia molto semplice per tentata estorsione e violenza privata, perché quello che sta accadendo in questi giorni è esattamente questo, cioè il governo sta cercando di estorcere con la multa nel caso più blando, o comunque con il rischio di perdere il lavoro nei casi più gravi come quello degli operatori sanitari, sta cercando di estorcere a una grossa platea di cittadini il consenso non voluto a sottoporsi a questo trattamento sanitario, che invece deve essere scelto liberamente da ciascuno di noi, d'accordo con il suo medico, sulla base di una valutazione individuale, non di una valutazione di gregge, come si dice, perché ci considerano delle pecore. Quindi il vademecum già c'era, vi rimetto il link qua sotto, era già a vostra disposizione e adesso è anche migliorato. Trovate tutto lì. Come sempre, arrivederci, a presto e al prossimo video. Arrivederci, avvocato. Arrivederci e arrivederci a tutti.